schianta con la moto contro un albero a Pesaro, muore sul colpo un 39enne. In Duomo a Fano celebrato il precetto pasquale interforze officiato dal vescovo Trasardi, numerosi gli uomini e le donne delle forze armate, delle forze dell'ordine del territorio. Accoglie il Metauro taglio del nastro questa mattina per il nuovo mezzo dedicato al trasporto dei disabili, degli anziani over 65. È stato acquistato grazie ad un contributo di 15.000 euro della Regione Marche. Il Comune di Fano si aggiudica dal Ministero dell'Ambiente quasi 500.000 euro per l'efficientamento energetico dell'asilo Trottola di Casa Archilei e della palestra Zattoni. L'intervento consentirà un risparmio annuo in bolletta di 100.000 euro. Robotica educativa, studenti del liceo Marconi in veste di divulgatori scientifici. Ecco i risultati del progetto 6-19. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono sulle nostre pagine Facebook. Apriamo con il tragico incidente che si è verificato ieri sera intorno alle 20.45 in via Gagarin a Pesaro, dove ha perso la vita Alberto Gregori, geometra 39enne, originario di Pesaro ma residente a Cattolica. L'uomo era a bordo di una Harley Davidson quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero all'altezza della concessionaria Diba. Quando i sanitari sono giunti sul posto, purtroppo per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi di legge e per capire le cause del fuoristrada. Non risultano altri mezzi coinvolti e non è stata esclusa l'ipotesi di un malore. Il traffico in zona Torraccia è rimasto bloccato in attesa del magistrato di turno per l'autorizzazione alla rimozione del corpo. E all'interno della cattedrale di Fano questa mattina si è svolta la celebrazione del precetto pasquale interforze, officiata dal vescovo e dove hanno preso parte numerose autorità civili e militari. Allora vediamo i dettagli e le immagini nel prossimo servizio. I servitori dello Stato in divisa a renderci conto che siamo un corpo con diversi compiti ma la stessa umanità sotto la divisa. Per dare molto occorre che vi sentiate riconosciuti molto dalla società civile, dallo Stato, ma anche dalla Chiesa, perché voi avete un compito di servizio al bene di tutti. Con queste parole il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagliipergola, Armando Trasardi, ha presieduto la Santa Messa in occasione del precetto pasquale interforze, celebrato questa mattina in Duomo alla presenza delle cariche civili e militari che operano sul nostro territorio. Ma vorrei oggi anche, dentro queste letture, incoraggiarvi. In fondo che cos'è la Pasqua? Cosa dirà Gesù sulla croce? Sono venuto per questi, e sentirsi amati da Dio, nonostante le nostre fragilità. Camminare, inciampare, cadere, rialzarsi, tornare a camminare, una dinamica spirituale. Alla funzione religiosa, molto partecipata, hanno officiato insieme al vescovo Don Giorgio Giovanelli, parroco della cattedrale di Fano, il cappellano militare della Guardia di Finanza e dei Carabinieri della Regione Marche, Don Nicola Masci, e Don Walter Galanti, cappellano della Polizia di Stato della provincia di Pesaro Urbino. Insieme a loro anche Don Alberto Vivenzio, cappellano militare del 28° Reggimento Pavia, sempre presente a questo appuntamento. Il ritrovarsi una volta all'anno intorno al vescovo è per il cristiano il ritrovarsi intorno al suo padre, il suo pastore, per riscoprire il senso e il significato della Pasqua. Lo si fa perché appunto le forze dell'ordine sono a contatto e al servizio di tutti. E quindi riscoprire il senso della Pasqua significa anche riscoprire il senso della persona. Nostro Signore, quando è morto e risorto, ha voluto dare anche questo messaggio. Non è un fatto magico, ma cerca di dare sempre di più valore alla persona in quanto tale, specialmente oggi che della persona si cerca più che altro
di commercializzarla, di usarla, di sfruttarla, come anche ricorda il Santo Padre ogni tanto. La celebrazione che precede la Santa Pasqua ha raggruppato tutti gli operatori delle forze armate e delle forze dell'ordine per un momento di incontro e di scambio di auguri. Un momento di spiritualità, ma anche il segno di un'unione e di una collaborazione lavorativa che c'è tutti i giorni qui su Fano. E dà evidenza della presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine qui sul territorio e della vicinanza comunque alla comunità cittadina. E ora ci spostiamo nel comune di Colli al Metauro, dove è arrivato il nuovo mezzo di trasporto disabili e anziani over 65, acquistato grazie a un importante contributo della regione. Una risposta concreta alle esigenze del territorio. Taglio del nastro questa mattina di fronte al municipio di Montemaggiore al Metauro per il nuovo mezzo con pedana dedicato al trasporto delle persone diversamente abili e degli over 65 autosufficienti ma con problemi di deambulazione. Il mezzo, costato 16.900 euro, è stato acquistato grazie a un importante contributo della Regione Marche e verrà utilizzato da lunedì al venerdì su prenotazione per accompagnare le persone più fragili alle visite mediche, anche specialistiche, presso gli ospedali del territorio oppure nei vari uffici o negli istituti di credito. Può trasportare 5 persone, conducente compreso, oppure una persona in carrozzina. Un servizio molto importante e mi consenta inizialmente di ringraziare il Consiglio regionale e nella persona poi del consigliere Luca Serfilippi per questa sensibilità che hanno avuto di fronte alla nostra esigenza, richiesta di poter acquistare un mezzo che si può aggiungere al mezzo che noi abbiamo già a disposizione come taxi sociale, però questo ha il plus di poter trasportare le persone che hanno difficoltà di ambulare. E mi unisco a questi ringraziamenti, anche al ringraziamento del mio vice sindaco, l'assessore Anna Chiara Mascarucci, che segue egregiamente i servizi sociali con la responsabile, tutto lo staff all'interno dei servizi sociali, perché stanno svolgendo un'opera veramente importante sul nostro territorio a livello sociale, e questo è un ulteriore tassello che si unisce alle tante iniziative sociali che abbiamo nel nostro territorio, e si unisce anche a una recente ulteriore inaugurazione che abbiamo fatto sempre sul nostro territorio, segno evidente che ci sono anche delle sensibilità tra le associazioni che hanno a cuore il destino di quelle che sono le persone più fragili, come le persone anziane e le persone disabili, e si cerca di dare loro una possibilità di vita normale che purtroppo non hanno. Assessore, questo è un servizio che ne va a integrare uno già esistente? Sì, esatto, va a potenziare già il taxi sociale attivo dall'ex comune di Montemaggiore, un servizio molto importante per i nostri cittadini ultra 65 anni e anche disabili, molto utile per ad esempio andare a fare le visite, fare delle commissioni, banca, posta. Attualmente chi si occupa di questo servizio? Attualmente del servizio si occupa l'associazione Hauser con dei volontari. E poi pubblicherete un nuovo bando? Pubblicheremo, sì, esatto, un nuovo bando. Nel frattempo dovremo anche rivedere anche il regolamento attuale, che al momento non prevede il trasporto dei disabili. Invece com'è possibile prenotare il servizio? Per prenotare il servizio basta compilare un'apposita modulistica e successivamente basta fare una telefonata ai servizi sociali facendo lo 0721 89 29 32. È possibile telefonare nei giorni di apertura degli uffici comunali e prenotare almeno una settimana prima rispetto all'appuntamento. Inoltre è prevista una compartecipazione al costo del servizio, seppur minima, e calcolata in base all'ISEE. Luca, com'è nato questo progetto? Sì, questo è uno degli interventi che abbiamo messo a bilancio nella famosa tabella E, tanto criticata, ma poi quando si guardano i risultati concreti, questo è uno degli interventi che insieme agli altri consiglieri di maggioranza e i consiglieri che hanno votato il bilancio della regione abbiamo inserito, ovvero quello di venire incontro alle richieste del territorio. In questo caso il vice sindaco Anna Chiara Mascarucci e il sindaco Briganti mi avevano chiesto di impegnare delle risorse, 15.000 euro per l'acquisto di questo pulmino, quindi è un risultato tangibile e concreto che sarà da oggi attivo a servizio di tutta la popolazione del comune di Colli al Metauro. Al parcheggio dell'ex foro boario a Fano è stata riaperta l'area interessata dai lavori di riqualificazione lato monte, con il ripristino della sosta delle auto. Lunedì prossimo invece l'intervento proseguirà lato mare, quindi verrà delimitata la zona interessata con conseguente divieto di sosta.
E sempre la prossima settimana ai passeggi di Fano inizieranno i lavori per eliminare le buche e gli avvallamenti stendendo del nuovo breccino nei controviali. Invece ANAS fa sapere che per consentire lavori sulla pavimentazione lungo la strada statale 73 bis di Bocca Travaria, a partire da lunedì 3 aprile verrà interdetto al traffico un tratto di 2 km a Fossombrone in direzione Urbino. Durante l'intervento rimarrà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Calmazzo e il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa comunale. Questa fase dei lavori sarà conclusa entro il 31 di maggio. L'amministrazione comunale di Fano invece ha ottenuto un altro importante contributo dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta di 470.000 euro per l'efficientamento energetico di 3 edifici pubblici. L'intervento a costo zero consentirà al Comune di risparmiare 100.000 euro l'anno sui costi dell'energia. Si tratta di interventi che andranno a efficientare tre edifici che sono malmessi dal punto di vista energetico. Si tratta della palestra Zattoni, della casa Archilei e dell'asilo Trottola. Sono interventi che andranno a riqualificare energeticamente questi edifici per un risparmio di circa 100.000 euro all'anno in bolletta per l'amministrazione comunale. Nell'asilo Trottola andremo a sostituire il generatore di calore e gli infissi, mentre per la palestra Zattoni e la casa Archilei andremo a intervenire in maniera integrata con un sistema fotovoltaico, pompa di calore e sostituzione degli infissi. Su casa Archilei c'è una innovazione tecnologica perché andremo a utilizzare una pompa di calore geotermica a ciclo chiuso proprio per dare un valore aggiunto a questo centro ambientale culturale che poi ci servirà per dimostrare la validità di questo tipo di progettazioni e di soluzioni tecniche. Il lavoro di squadra e la programmazione portano dei risultati, ancora altri risultati devono arrivare. In pochi mesi già abbiamo portato a casa tantissimi finanze per risparmiare altre finanze, perché efficientare significa questo, significa far bene all'ambiente, far bene alle finanze pubbliche, quindi avere più respiro anche per altre iniziative comunali a servizio della città. È un impegno che ci siamo presi dal 2019, adesso iniziano ad arrivare i risultati e siamo veramente molto soddisfatti. L'efficientamento riguarda tre luoghi strategici: una scuola, una palestra, ma soprattutto casa Archilei, che è importante perché è un centro civico di educazione ambientale a cui teniamo molto e che il Comune deve dimostrare di appoggiare. La nostra volontà fin dall'inizio di questo nostro piccolo mandato, sono arrivata da 5 mesi, è stata quello proprio di puntare su casa Archilei per efficientarla e per renderla un centro di ricerca e di educazione ambientale. Un importante successo per il Comune di Fano. In 2 mesi siamo riusciti ad ottenere 780.000 euro per riqualificare ben 5 edifici della città, con un risparmio di 100.000 euro a costo zero. Ecco, questo naturalmente è un processo che avviene grazie alla profonda e fattiva sinergia tra uffici. Ufficio Energia, che è stato costituito l'anno scorso e ha dato sicuramente uno slancio e un piglio in più per quanto riguarda tutto il tema dell'efficientamento, in collaborazione con i lavori pubblici. E l'assessore Brunori fa sapere che i lavori legati all'efficientamento energetico di queste strutture saranno conclusi entro settembre 2023. Ha riscosso un grande successo l'iniziativa organizzata da CNA intitolata Pesaro Terra di Motori e Imprese. Al Museo Benelli l'associazione ha cercato di creare relazioni tra aziende, istituzioni e associazioni. Durante l'incontro sono state diverse le testimonianze di chi opera nel settore e che vede crescere numeri e fatturato. Sentiamo. Pesaro è sempre più terra di motori e imprese, la tradizione che si intreccia con il futuro, la storia che si fonde con l'attualità, la passione che si fa industria e che a sua volta diventa cultura, quella che per numeri, prospettive e possibilità sta diventando una nuova Motor Valley delle due ruote è un caso da studiare e sviluppare. Per questo CNA di Pesaro Urbino, nell'ambito del progetto Poli, che l'associazione di categoria ha pensato di elaborare assieme a Brand Festival, ha organizzato nel Museo Officine Benelli la seconda tappa del suo viaggio attraverso le
identità della regione che nella città di Gioacchino Rossini e di Tonino Benelli si è declinata in una sinfonia dedicata alle moto e ai motori. Per un territorio, per le sue imprese, per una regione dove fino ad ora hanno prevalso campanilismi e territorialità e che non si è ancora abituata a pensare in un'ottica di sistema, ha detto nel suo intervento il segretario generale di CNA, Otello Gregorini, è importante cominciare a ragionare individuando peculiarità e vocazioni e i motori, ha aggiunto, sono una realtà che CNA intende valorizzare e mettere in relazione tra loro. Come terra di piloti aziende, proprio per diciamo la caratteristica che ha questo nostro territorio di essere legato ai motori da sempre sostanzialmente, quindi è un connubio anche tra il passato e il presente e cercando di far capire, di promuovere il nostro territorio anche per quello che riguarda la produzione legata comunque sia ai motori, dove comunque potrebbe diventare un volano per tutte le altre aziende del territorio. Ecco. Oggi c'è stato un meeting importante che ha unito diverse personalità ed c'è stato un momento di formazione, lo vogliamo descrivere? Questo momento di formazione è stato incentrato soprattutto sulla qualifica del marketing e del brand, dove comunque è stato molto importante per quello che riguarda la comunicazione, un approfondimento per tutti quelli che lavorano nella comunicazione e che ha cercato di mettere, diciamo, il focus su quelle che sono le best practice della comunicazione e del marketing per cercare di portare poi risultati concreti a livello dei clienti e anche delle aziende. E oggi è anche un input in più per chi vuole fare impresa. Sì, deve essere visto come un input più per fare imprese, perché sostanzialmente dove si promuove un territorio con una vocazione del genere o dove comunque sia un territorio è caratterizzato da certe qualifiche, dovrebbe essere, diciamo, da motore appunto allo sviluppo delle aziende che ruotano intorno nel nostro caso appunto ai motori, quindi parliamo della meccanica, come parliamo della componentistica, e in un periodo come questo dove le aziende stanno affrontando veramente problemi difficoltosi, è giusto rilanciare la promozione del territorio che è legata anche appunto all'esistenza stessa dell'azienda e dello sviluppo. A proposito di motori e numeri, quelli relativi alla provincia di Pesaro Urbino sono davvero esaltanti. Basti pensare che le aziende che operano nel campo della produzione, della progettazione e del contoterzismo nei settori moto e automotive sono ben 71, con una crescita del 12% rispetto al 2020 e con un aumento degli addetti del 32%. Per non parlare delle esportazioni salite del 33% con in testa Benelli, che lo scorso anno ha fatturato 112 milioni di euro, e TM Racing che ne ha fatturati poco meno di un terzo. E noi siamo un posto unico al mondo, siamo terra di piloti dei motori, perché qua c'è una storia e un'attualità legata alla motocicletta, unici al mondo. Grandi aziende come la Benelli e la TM, grande storia come questo motoclub Benelli dimostra, e grandi talenti sia nel campo della meccanica che nel campo dei piloti, e quindi abbiamo un grande futuro. Intorno alla motocicletta possiamo costruire un pezzo di economia, un pezzo di lavoro, sia dal punto di vista della manifattura sia dal punto di vista turistico. Il sindaco di Pesaro è stato rieletto presidente di ALI Nazionale, l'associazione che riunisce comuni, province, regioni, comunità montane impegnata per la crescita democratica e civile del paese. Sono grato e orgoglioso di continuare il mio percorso alla presidenza di Autonomie Locali Italiane, ha commentato Ricci. Ci aspettano grandi sfide, in primis quella dell'autonomia differenziata, una proposta di legge da fermare su cui siamo pronti a dare battaglia. L'Italia va ricucita, aggiunto, e non spezzata ulteriormente. La rielezione all'unanimità è avvenuta durante il 19° congresso nazionale di ALI, Ricuciamo l'Italia, che si è svolto a Pisa nella sede della locale Camera di Commercio. Un appuntamento che ha visto la presenza di ministri, centinaia di amministratori locali, rappresentanti di associazioni nazionali e giornalisti. E rimaniamo a Pesaro perché al liceo scientifico Marconi sono stati illustrati i risultati di un progetto che abbina la fisica alla robotica, promuovendo la divulgazione scientifica. Marco Lonigro ha incontrato gli alunni e i docenti coinvolti nell'iniziativa.
Ottimi risultati per l'iniziativa 16-19esimi, un progetto ideato dal Liceo Marconi di Pesaro che permette agli studenti di indossare i panni dei divulgatori scientifici e trasmettere argomenti e passioni ad alunni di altri istituti. Dopo lo stop legato alla pandemia, il progetto è ripartito grazie alla disponibilità degli studenti del corso complementare di robotica e fisica applicata che hanno interagito con i giovanissimi alunni dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello. Le attività sono state ideate per essere spiegate e realizzate in 40 minuti. Importante anche la scelta del materiale. Gli studenti del liceo hanno utilizzato oggetti di recupero come cartone, bottiglie e mouse, offrendo così una seconda vita ad oggetti destinati al macero. Un progetto che abbina la fisica alla robotica. È un progetto che tra l'altro promuove anche la divulgazione scientifica, per cui i nostri alunni possono sperimentare in modo concreto quelli che sono gli insegnamenti che i nostri docenti applicano al mattino tramite una serie di corsi complementari. I nostri ragazzi imparano quindi queste cose teoriche e poi le sperimentano in modo pratico, costruendo quindi degli oggetti che praticamente applicano i principi della fisica. Possono cimentarsi attraverso la divulgazione con i loro colleghi più giovani. Questo ovviamente fa sì che le competenze acquisite siano veramente efficaci e produttive, perché le hanno veramente imparate talmente bene da poterle spiegare anche in modo semplice. L'obiettivo della giornata è mostrare quello che abbiamo realizzato durante questo mese e anche domani naturalmente, che sarà la giornata conclusiva dell'evento. Questa cosa ha un effetto molto potente perché si genera empatia e vengono percepiti come fratelli maggiori e si impara molto di più, e questa è la ricaduta potente davanti agli occhi dei ragazzini. Ma per loro significa saper esporre concetti senza utilizzare lessico tecnico, e questo li rende dei veri e propri divulgatori scientifici, cosa che diventerà poi veramente importante quando faranno un colloquio di lavoro, quando dovranno esporre un progetto a un cliente, un committente e così via. Realizza molte delle finalità che sono essenziali nel mondo della scuola. Prima di tutto l'orientamento in uscita. Un altro degli obiettivi è quello di ampliare e accrescere le competenze digitali degli alunni, che è uno dei must che ci suggerisce anche l'Unione Europea. E altro aspetto che io ho valutato molto importante è quello della peer education, avere l'opportunità di far lavorare insieme ragazzi di età diverse ci è sembrato veramente una formula di successo. E in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo, che ricorre il 2 di aprile a Fano, Open House aprirà le sue porte alla cittadinanza con un laboratorio per realizzare un piccolo orto botanico. Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In occasione di questo appuntamento, domenica prossima, negli spazi della Open House a Rosciano di Fano, verranno organizzati laboratori all'aria aperta e un momento di convivialità, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle prospettive e le possibilità a favore dell'integrazione nella società delle persone giovani e adulte con disturbi dello spettro autistico. Il 2 aprile vi aspettiamo a partire dalle 15:30 a Open House per un momento di condivisione insieme ai ragazzi inseriti appunto nel progetto Open House e ai protagonisti del progetto Solimai. E sarà un'occasione per toccare con mano il lavoro che stiamo svolgendo sia in entrambi i progetti, sia quello portato avanti a Open House che in Solimai, e quindi conoscere le persone che giorno dopo giorno lavorano attivamente alla creazione del progetto. Quindi metteremo proprio le mani in quello che è il nostro orto aromatico, e avrete la possibilità di sperimentarvi insieme a noi. La nostra cooperativa, la cooperativa Labirinto, insieme alla cooperativa Gio, alla fondazione
Noi domani e l'associazione Onfalos promuove questa iniziativa di presentazione di alcuni progetti, in particolare di un orto botanico che rappresenta, diciamo, l'occasione dell'inserimento socio-lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. A partecipare saranno gli utenti di servizi gestiti dai soggetti che ho citato, tra cui il Dopo di Noi, che è un progetto nato 2 anni fa a Fano, sempre dalla stessa partnership. Diciamo che per noi è molto importante questa occasione, perché è molto importante poter fare sensibilizzazione sulle tematiche legate all'autismo e alle sue conseguenze, e anche oltre, diciamo, alla giornata che viene nominata in questo modo. Il 2 aprile è una giornata importante perché abbiamo modo di constatare con mano cosa vuol dire mettere in campo delle progettualità innovative. L'abbiamo fatto in questo ambito territoriale sociale, 6. Siamo partiti da Fano con un progetto sul Durante Noi e sul Dopo di Noi, che a Gimarra ha trovato ospitalità e quindi autonomia abitativa per 4 persone. E poi, grazie al PNRR, stiamo investendo anche su altri territori, Mondavio e Terre Riesche. Questo è un welfare generativo, perché appunto genera nuove risorse, nuove opportunità, nuovi percorsi di inclusione anche per le persone, in questo caso, affette da disturbi dello spettro autistico. Chiaramente c'è anche la parte invece di erogativa. Ogni anno l'ambito territoriale sociale 6 riconosce, grazie a delle risorse che vengono ripartite dalla regione, dei contributi alle famiglie che hanno familiari affetti da disturbi dello spettro autistico. In questo caso nel 2022 sono state 50 le famiglie che hanno ottenuto fino a un massimo di contributo di 1.900 euro. Invece a Mondolfo, sempre domenica 2 aprile, si terrà l'Onfalos Half Marathon, una gara podistica di solidarietà per l'autismo. Quando 6 anni fa abbiamo progettato questa giornata di sport e solidarietà, riunendo eventi sportivi alla celebre sagra di Mondolfo, la spaghettata, non pensavamo a un successo del genere, a un tale afflusso di persone. Negli anni le normative che sono intervenute e hanno dettato regole più strette per le manifestazioni ci hanno indotto a separare le manifestazioni, per cui c'è anche un altro motivo. Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, che è la nostra festa, non potevamo non tenere la nostra manifestazione quel giorno. Perciò il 2 aprile riproponiamo la nostra mezza maratona omologata a FIDAL, che toccherà il territorio di Mondolfo e Marotta. Accanto ci sarà una gara di 10 km professionistica, questa volta dedicata ad Avis, e poi la gara amatoriale. Quest'anno porteremo sulla piazza, sul traguardo, anche i nostri piccoli impegnati in piccole attività sportive che fanno parte del nostro progetto per l'autismo. Come sempre, il ricavato della manifestazione andrà a finanziare le attività della nostra sede di Fano, dove sosteniamo ben 54 famiglie di bambini e ragazzi con autismo di tutta la provincia di Pesaro. La manifestazione appunto della maratona a Mondolfo si svolgerà a partire dalle ore 10 e naturalmente ci sono 2 tipi di gara: una gara che riguarda i 21 km competitiva e una gara che riguarda i 10 km anch'essa competitiva, mentre c'è una gara che non è competitiva, ma ci sarà anche una camminata a favore dell'Avis dove potranno partecipare tutti, e quindi il circuito è molto bello e parte da Mondolfo e arriva al mare. Per iscriversi al nostro evento visitate il nostro sito www.onfaloshalfmarathon.it. E domenica sera torna il nostro consueto appuntamento con il teatro dialettale. La commedia che trasmetteremo questa volta è quella della compagnia Yarvans, che si intitola Una botta de. E invece lunedì sera a Primo Cittadino ospite sarà il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'incontro di ASET su sport e salute che si è svolto al Liceo Torelli di Fano. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.